Antonietta Viero non parla di sé o dell'altro, magari pensando di parlare la lingua di sistema. Sua è la prova di scrittura civile, la testimonianza autentica è il ricordo senza più la copertura. Come vola questa foglia nel suo viaggio? Non è mai scesa dall'onda, dal campo volante, su cui viaggiano Breganze, il Moro, la Femmina, la Piccola e gli altri attanti del sogno e della dimenticanza. Subito la linguistica e l'apostrofo di Maria Antonietta Viero, la sua specificazione linguistica, la sua precisione linguistica, senza rispetto per la grammatica di spirito. Gli pneumatici del potere hanno cercato tutta la vita di gonfiare e sgonfiare l'onda della più bella. Più bella di chi? Delle altre? Quali altre? I riuniti in sedizione? Hanno testimoniato per lei? In tutta la loro civiltà? Più bella di noi? Hanno detto le oche alla fiera del fico? E intanto la foglia viaggiava e viaggia e viaggerà ancora e ancora. Non c'è nessun'altra Maria Antonietta Viero nella Repubblica delle Lettere e della Poesia. Il paragone è impossibile. La testimonianza non è incompatibile con la precettistica sociale. Nonostante la laurea in filosofia, la foglia non ha imparato nulla dalla società della specularizzazione e dello spettacolo. Nonostante la foglia sia sfilata in passerella e sulla copertina di Vogue, non è nata imparata e non ha mai imparato nulla del sociale misurato, regolato, canonizzato, squadrato e squartato. Assolutamente nulla. La tentazione intellettuale ha volto altrove l'attenzione di Maria Antonietta Viero. Il viaggio di una foglia, edito da Di Felice Edizioni a fine 2021, non il viaggio di Papaveri, non il viaggio del Giglio, non il viaggio della Rosa, non il viaggio del Tulipano, è solo una foglia. Scommettiamo che cadrà subito. L'ho vista cadere, ma non è la stessa foglia che non è mai caduta? Ma chi si crede? Cadrà come tutte, ma tutte non scrivono come Maria Antonietta Viero. Nessun'altra oggi nel panorama italiano scrive come lei. Disperata, l'oligarchia mondialista cerca da millenni il gruppo di omologia e di omotopia fra il granello e le galassie, fra la goccia e gli oceani. E quali perle non dà ai porci la foglia? Il granello e la sua specificazione linguistica, la goccia e la sua precisione linguistica.
nel suo racconto e nella sua favola, nella sua novella e nel suo romanzo poetico, imprenditoriale, sessuale, la foglia si sdimentica dell'orso e del toro, del lupo e dell'agnello, spalanca l'albero alla scrittura pragmatica, al programma della clinica, senza più pazienti. Nel quaderno della foglia, la narrazione trova la piega e si scrive. È la lezione per ascoltare e per intendere. Ciascun elemento della vita e delle vite che vi si trovano narrate è degno. E la ballata della vita che Maria Antonietta Vero scrive vola come lucciola spinta dal fuoco fatuo. La lussuria alinguistica di Maria Antonietta Vero è arte della trama e dell'ordito, degli assi dell'esperienza, che mai si scriveranno sul piano posizionale e negazionale, il piano di tutti. La sua musica è scritta sulla carta intellettuale e omaggia la vita, non omaggia nessuna sua riproduzione sociale. La foglia non ha nessun destino assegnato. La foglia cade. Si vola, si laria, si dispone ai frutti dell'esperienza, ai tesori della memoria, alla conclusione felice. La foglia, nel viaggio di una foglia, non inizia il viaggio e non lo finisce. L'onda del viaggio è intemporale. E il tempo è apertura e squarcio per l'onda stessa, che non è mai la stessa. Nessuna fisica e nessuna metafisica dell'onda. La foglia è il calepino del viaggio, è la pagina del notes. La foglia è indice dell'albero della vita, di cui ha orrore l'albero della morte e del nulla, l'albero della conoscenza. Ed è ridondante dirla del bene e del male. L'albero standard e canonico. La foglia cade, fugge, si inaria. Ma non cade mai fuori, non fugge mai fuori, non spira mai fuori. Volteggia la foglia, gioca a pallacanestro, sfila in passerella, vende chiffon di seta e rasi pregiati, scrive, ricerca, approda. La foglia non è il soggetto. È la pagina della vita, la pagina dell'esperienza. L'abbiamo accennato, qual è l'albero di questa foglia? L'albero della vita. Per l'albero della morte, tutte le foglie sono morte. Riprendendo un passo del libro, che cosa spinge all'incessante veste di scrivere la pagina bianca che la vita offre? Il viaggio di una foglia è la risposta. È così che, cito, il libro della vita è immortale a quanti
osano il rischio del proprio racconto nella fiaba da narrare. Restano domande all'autrice: come comincia l'avventura della scrittura? Come si forgia la sua linguistica anomala? E come accade di non subire più la tentazione dell'unilingua? Qual è la forza che accoglie qua e là la parola cosiddetta dialettale? È la parola di un'altra lingua, di una lingua altra? Il viaggio di una foglia di Maria Antonietta Alghero è bellissimo. La foglia è insituabile, non ha luogo, non è pianificabile e per questo viaggia.